Il parco archeologico di Cortona è principalmente costituito dalle tombe a tumulo etrusche rinvenute in località Sodo, ai piedi dell'antica città d'arte. Per la loro forma tondeggiante sono state chiamate Melone 1 e Melone 2. Gli archeologi hanno datato i tumuli al VII-IV secolo a.C. I defunti appartenevano ad una gente principesca legata alla proprietà fondiaria e alla produzione metallurgica. Il Melone 1 fu esplorato per la prima volta nel 1909 e mise in luce camere a tomba purtroppo saccheggiate nei secoli. Invece, il Melone 2 fu esplorato nel 1927. Più imponente e monumentale dell'altro, ha restituito pregiati corredi funerari, gioielli e oggetti di inestimabile valore. Il simbolo del sito archeologico è un altare a terrazza usato per i sacrifici. Unico nel suo genere, è impreziosito da sculture raffiguranti scene di lotta tra umani e mostri fantastici. Interessante è anche la Tanella di Pitagora, una tomba ellenistica risalente al III-II secolo a.C. Si tratta di una costruzione cilindrica del diametro di circa 7 metri ed è stata ritenuta dagli studiosi la tomba di Pitagora o di Archimede. Purtroppo il monumento è stato danneggiato nel corso dei secoli, ma oggi è in atto un piano per garantirne la conservazione.